Ciao, in amore non devi soffrire, perché se soffri non è amore. Sembra un qualcosa di strano, di paradossale, però spesso non ce ne rendiamo conto. Spesso viene visto l'amore come la pena d'amore, come il tormento d'amore. Non ci rendiamo conto che se è un tormento, se è una pena, di fatto di amore non si tratta. Per cui è importante capire che non dobbiamo vivere l'amore come sofferenza. Nel momento in cui iniziamo a vivere l'amore con la sofferenza, come sofferenza non è più amore. Quindi la cosa importante che bisogna imparare a fare è a sganciarsi dagli amori o dalle relazioni, diciamo così, che ci danno sofferenza, tenendo conto del fatto che la sofferenza è un attaccamento fondamentalmente. Noi soffriamo quando c'è attaccamento e allora dobbiamo imparare a agire su noi stessi fondamentalmente, perché non dipende tanto dall'altra persona, ma dipende tanto dipende essenzialmente da noi stessi, da come siamo in grado di gestire questo sentimento, questa energia. L'amore dobbiamo vederla come un'energia propulsiva, è un'energia che ci può dare motivazione. Nulla come l'amore motiva le persone, nulla come l'amore stimola la creatività, stimola i talenti. Quando una persona è innamorata e corrisposta, tutte le sue energie vengono utilizzate per migliorare se stesso, per migliorare la relazione, per sviluppare quelle che sono le proprie potenzialità e migliorano anche tutti gli altri settori della vita. Se l'amore corrisposto migliorerà sicuramente anche l'aspetto relazionale con gli amici, sociale, migliorerà l'aspetto lavorativo, saremo più motivati a lavorare meglio, avremo più energie nel fare le cose, insomma ci sentiremo meglio. Quando invece l'amore genera sofferenza, tutta questa energia, anziché essere direzionata verso aspetti positivi della vita, verso un miglioramento di se stessi, delle proprie condizioni, del proprio lavoro, delle proprie amicizie, tutto implode su noi stessi. Implodendo su noi stessi è come se, come dire, una bomba, anziché tirarla su un nemico, ci esplode in mano. È un'energia che non riusciamo più a governare. Allora, quando non riusciamo più a governare questa energia, inizia la sofferenza. Inizia la sofferenza perché probabilmente la persona con la quale ci siamo relazionati non è la persona giusta per noi. Ecco, quindi diciamo un must delle relazioni dovrebbe essere: se questa persona mi genera sofferenza, non è la persona giusta per me, devo trovarne un'altra. Se non riesco a trovarla è perché devo ristrutturare me stesso, devo imparare a gestire meglio la mia emotività, perché significa che non so gestirla e significa che mi aggancio a polpette avvelenate, tra virgolette, mi aggancio a situazioni emotive sbagliate. Quindi almeno avere questa consapevolezza, questo è un punto di partenza che ci permette di vedere le cose in modo diverso, perché invece noi tendiamo a vederle nel senso che più soffro, più sono condizionato a dover, diciamo così, in qualche modo alleviare la sofferenza attraverso quella persona. Ma in realtà quella persona lì non potrà mai darmi piacere, mi darà sempre sofferenza proprio per come è strutturata. Devo lavorare su me stesso, devo andare a eliminare quelle fonti negative, quelle emozioni compresse che non mi consentono di essere felice, fondamentalmente di vivere una relazione felice. Questo è fondamentale. Noi dobbiamo renderci conto che l'amore è essenzialmente gioia e felicità. E sappiamo che una relazione funziona, sappiamo che viviamo veramente una relazione d'amore quando stiamo bene e quando, ripeto, i nostri talenti, la creatività viene sviluppata e quando migliora tutta la nostra vita in tutte le aree, il rapporto con i genitori, i rapporti sessuali, le relazioni, diciamo, lavorative, nel lavoro, nel denaro, nel successo personale, quando migliora anche la relazione che abbiamo con noi stessi, migliora la nostra autostima, migliora la nostra sicurezza, la motivazione a fare le cose. Ecco, una relazione d'amore che funziona mi fa migliorare in tutti gli ambiti della mia vita. Una relazione d'amore che non funziona, che mi dà sofferenza, mi fa peggiorare in tutti gli ambiti della vita. Perché questa sofferenza, questa energia dove verrà dislocata? Beh, le persone magari iniziano a mangiare troppo, non mangiare più, iniziano a essere demotivate a lavorare, iniziano a perdere il sonno di notte oppure viceversa a dormire eccessivamente, iniziano a essere svogliate, a non avere più piacere nel fare le cose, essere demotivate. Quindi
Tutto perché questa relazione, questa bomba, diciamo così, mi esplose in mano. Basterebbe cambiare la situazione, cambiare persona fondamentalmente, e tutto riprenderebbe nel modo migliore. Però per cambiare persona devo essere in grado di gestire fondamentalmente la mia emotività, perché se non sono in grado di gestirla resterò vincolata proprio a quella persona, alla persona sbagliata. Essere vincolata alla persona sbagliata significa fare le cose sbagliate fondamentalmente. Per cui, punto uno, se ti rendi conto di soffrire in una relazione, quello non è amore, è sicuramente un attaccamento. Se nella relazione ti vedi demotivato anziché motivato, cioè se vedi che sul lavoro le cose vanno peggio, non hai voglia di intraprendenza, con gli amici le relazioni peggiorano pure, e in tutti gli ambiti della vita ti senti, la tua stima scende, vuol dire che è la relazione sbagliata. Devi cambiare la relazione, nel momento in cui troverai la relazione giusta tutto cambierà. Se non hai la forza per cambiare la relazione, significa che devi andare a lavorare su te stessa, su te stesso, andare a ristrutturare la tua sfera emotiva per poter finalmente agganciarti su situazioni migliori. Cioè, diciamo, se soffri non è amore, questo ho detto in altri termini, ed è anche il titolo del seminario che farò venerdì 21 aprile a Torino alle 20.45 presso l'educatore della provvidenza, dove insegnerò queste dinamiche. Se soffri non è amore, come coinvolgere la persona giusta, perché fin tanto che non impari a coinvolgere la persona giusta non avrai possibilità di resterai con quella sbagliata fondamentalmente. Questo è fondamentale. Quindi se vuoi apprendere questo metodo, diciamo, per sbloccare questi vincoli emotivi che ti fanno soffrire in amore, finalmente eliminare le persone sbagliate dalla tua vita e coinvolgerti con quelle che ti fanno soffrire fondamentalmente, coinvolgerti con quelle giuste, puoi venire a Torino 21 aprile, ore 20.45, venerdì 21 aprile, presso l'educatore della provvidenza in corso 3013. Comunque il riferimento è 333-1511703. Tutte le info per questo corso, questo seminario, lo metti nel box. E credo che sia importante, un atto d'amore per se stessi fondamentalmente, imparare a come gestire la propria emotività, a come gestire le nostre relazioni sentimentali, imparando ad innamorarci di chi ci dà amore e non di chi ci dà rifiuto o chi ci dà sofferenza. Quindi ti aspetto venerdì 21 aprile a Torino, ore 20.45. Il riferimento è 333-1511703. Tutte le info le metto comunque nel box. E ti ricordo inoltre che se ti iscriverai al mio canale YouTube avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me, scegliendo se farli dal vivo o se farli via video. Quindi ti aspetto, iscriviti al canale. Ciao a tutti!